Per la visualizzazione dei dati del consumo di suolo tramite il sito del portale del Servizio Geologico d'Italia, si possono visualizzare tramite questo menu GeoMapViewer. Nel viewer 2D si aprirà questo sito in cui è possibile aggiungere i vari strati informativi del consumo di suolo che sono disponibili dal 2012 fino al 2018 e attualmente in lavorazione anche il 2019. Per aggiungere gli strati informativi basta cliccare sul pulsante Catalogo, dal menu andare sotto Land Use, Land Cover, Consumo di suolo e selezionare uno degli strati a disposizione, appunto dal 2012 al 2018. Questi dati sono in formato raster con una risoluzione spaziale di 10 metri. Se andiamo per esempio ad inserire il dato del 2018, clicchiamo qui su Aggiungi mappa. Vediamo che il dato verrà aggiunto alla mappa ed è possibile navigare interattivamente appunto e visualizzare il dato. Possiamo anche modificare con questo bottone la basemap, quindi l'immagine di sfondo. In particolare cliccando su questo bottone possiamo selezionare di visualizzare un'immagine ad altissima risoluzione e quindi poter visualizzare interattivamente qual è il suolo consumato e quali sono le immagini relative appunto al 2018, anche se dobbiamo ricordare che queste immagini potrebbero anche non essere totalmente aggiornate al 2018, ma in alcune aree potrebbero anche essere acquisite in date precedenti e quindi potrebbe esserci una incoerenza tra il dato tematico e l'immagine visualizzata. Se vogliamo per esempio aggiungere un ulteriore anno, andiamo sempre qui sul catalogo, selezioniamo il 2017, sempre aggiungi su mappa e quindi possiamo vedere in maniera interattiva i cambiamenti andando a accendere e spegnere i due strati informativi. Per esempio, se andiamo sul comune di Nogarole Rocca, qui in quest'area è stato mappato un consumo di suolo piuttosto importante dovuto a un centro di tipo terziario, quindi strutture industriali in questo caso, e potete vedere quindi l'estensione rispetto all'immagine, l'estensione dell'area consumata tra il 2017 e il 2018, quindi un cambiamento dovuto appunto al consumo di suolo. Oltre a questo, sempre dal sito del Geoportale, è possibile accedere ai dati e quindi scaricare questi dati in formato raster. Per accedere ai dati, attraverso il menu Accesso ai dati, cliccando su Dati geologici, andando quindi sul menu Uso del suolo, qui ecco, avete a disposizione vari tipi, di dati, appunto del consumo di suolo, ma anche altri dati di copertura del suolo. Rimanendo sul tema del consumo di suolo, per scaricare i dati è presente questo link Scarica i dati. In questa pagina è possibile selezionare da queste cartelle il dato in formato raster, che come dicevo ha una risoluzione spaziale di 10 metri e sono in formato TIFF, quindi è possibile scaricare il raster e anche alcune simbologie per i più comuni software GIS, quindi per facilitare la visualizzazione. Inoltre è possibile accedere a vari indicatori in formato tabellare, quindi in formato Excel, che sono appunto presenti nel rapporto sul consumo di suolo. Inoltre è possibile visualizzare in un ulteriore viewer sviluppato dalla ARPA Piemonte nell'ambito del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, a questo link. In cui è possibile, oltre ad avere un quadro appunto sul consumo di suolo in Italia, visualizzare i vari indicatori che sono stati appunto elaborati nell'ambito del rapporto sul consumo di suolo e quindi andare a interrogare in maniera interattiva rispetto alle regioni, per esempio, e avere a disposizione quindi vari indicatori già elaborati,
per i vari anni e quindi considerare anche le transizioni, i vari passaggi da suolo non consumato a suolo consumato nei vari anni, anche rispetto ai vari limiti amministrativi, quindi anche rispetto al livello comunale, per esempio, quindi andando a selezionare un comune di riferimento, è possibile visualizzare in maniera interattiva e molto rapida i vari indicatori, quindi la percentuale di suolo consumato, la superficie di suolo consumata in ettari e vari grafici che mettono in evidenza quindi il trend.